4 giorni di musica nei luoghi monumentali più belli e sconosciuti della città. Dal 21 al 24 settembre prossimo si terrà la prima edizione del Festival Spina Corona Passeggiate Musicali Napoletane e la nuova rassegna promossa dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune sotto la direzione artistica del maestro Michele Campanella. Sempre grande musica, in parte musica molto conosciuta ed amata, in parte musica sconosciuta, esattamente come il nostro concetto riguarda i monumenti napoletani. Ci sono alcune cose conosciutissime che noi torneremo a vedere e altre cose conoscono, i napoletani ne conoscono molto meno. Insomma, c'è un mix di molto conosciuto e poco conosciuto. L'iniziativa, realizzata con il supporto della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, prevede 24 concerti ad ingresso libero nei siti suggestivi e meno frequentati del centro storico, come il Museo di Donna Regina, il Succorpo dell'Annunziata, la Chiesa di San Giovanni a Carbonara, la Sacrestia di San Severo al Pendino. Eventi sono previsti anche nelle chiese di San Giovanni a Mare, Pio Monte della Misericordia e della Santissima Trinità dei Pellegrini. Sono veramente immensamente grato al maestro Campanella che nell'anno del suo 70° compleanno ha fatto a Napoli un grandissimo regalo, quello cioè di ideare e prendersi la responsabilità e aiutarci a realizzare, penso, uno dei più grandi, importanti, interessanti avvenimenti musicali del 2017 nel nostro paese. Grazie al suo enorme patrimonio di relazioni e di stima a livello mondiale, tanti amici, artisti, musicisti hanno accettato l'invito del maestro con grande slancio e con grande generosità hanno deciso di venire a Napoli e attraverso di loro noi vogliamo alimentare con nuova luce tanti angoli meravigliosi di Napoli che sono ovviamente bellissimi ma che richiedono sempre di più un giusto modo di essere conosciuti, e mi pare che musica e luoghi d'arte sia il binomio più sollecitatore di emozioni e quindi di appassionamento verso la nostra città.